E finalmente siamo in Chiara e nonna. No, tu come ti chiami? Lara. Lara in cucina. E oggi come ospite speciale abbiamo una matta, mia madre. Allora giuro che non gli ho detto io di vestirsi così. Giuro che non gliel'ho detto io. Comunque, io sono ovviamente un favoloso vampiro della notte. Lara è uno scheletro vampiro, tante altre cose. E poi abbiamo Mr. Ghost, che sta qui e fa che cosa facciamo oggi, nonna? Il tiramisù alla leccese. Il tiramisù alla leccese, perché siamo terroni fino alla fine, anche ad Halloween. Prima di tutto, prendere il burro. Acceso il caffè. Quindi abbiamo una cosa, vado a prendere il burro. Allora, burro. C'è dentro una ciotola, vedi? Sì, c'è la ciotola, la dobbiamo cercare ancora. Mamma mia, com'è pericoloso, due fonti di calore e un palloncino. Quest'Halloween sarà veramente pauroso quando verranno qui. Tante. Grande mamma. Dove sta la ciotola? Datemi una ciotola. Eccola la ciotola. Dimmi. 250 grammi di burro a pezzettini tagliato. Ah, e 250 sono già questi, quindi ok. E allora vedi lì che abbiamo tolto qualcuno. No. Ciao mamma. Ah no, ma sei qui. Ciao. Hai pure visto quello che fa. Chiara ha tagliato. Scusa Lara, ma devo tagliare. Tagliate il burro a pezzettini, cosa completamente inutile. No. Perché dopo si scioglierà. È come la macchina di pompieri. Come la macchina del pompiere. E burro. E burro. E burro. Magari toglietelo dal frigo, perché sennò tagliate marmo. Come se non ti si vedesse che stai passando. Sei proprio un fantasmino, mammina. No, mamma ha detto qua. No, mettiamo là, ma c'hai ragione, io dico mia figlia. Vai. Ma che te frega? Se Lara dice qua e qua. Allora, mischia benissimo questo burro. Passaggio fondamentale. Mischiate il burro con il burro. Nonna, che dobbiamo fare? Tenta. 180 grammi di zucchero. Quanti? 180 grammi di zucchero. Bene. Mettiamo. Quanto? C'ho problemi di memoria. 150? 180. Ho problemi di memoria seri. Allora. 110 grammi. Quanti? 180. 170? Madonna, sto a 179, ragazzi. Metti un grammo solo. Un grammo qui. Mamma mia, mia figlia, 182. Mamma mia, quanto sei brava. Allora. Ok. Che dobbiamo fare? Aspetta il caffè un attimo. Ma allora perché non l'hai messo qua prima? E io lo sapevo, porca miseria. Io ho detto, ma serve il caffè? Mi fa, sì. Allora mettiamo a famo. No, mo che parti? Ma perché? Perché? Oh, guarda che ti vedo. Dilla tua colpa, Giuda. Comunque i piattini sono carinissimi. Sì, apri, facciamo. Ciao mamma. L'ho pure colpita la mamma. Scusa madre. Allora, che quanto sono belli? Di qua. Cosa? La mano nel. Ecco, prima qui, sì. E poi. Aspetta. È del burro. Ok. PS, se volete vedere il tutorial di come ho fatto questa faccina qui, vi lascio il tutorial qui. E se volete invece un trucco sexy, che non è questo, per Halloween ve lo lascio adesso. Quindi andate a vedere questi due tutorial perché sono bellissimi. Lara piano! No! No, Cirone! Nonna, c'è qualcos'altro che possiamo fare nel dunque? Scartiamo i biscotti. Scartiamo i biscotti, signori! Mamma mia! Questo è proprio Halloween, mamma mia! Vieni. Halloween terronissimo. Allora, dove vai? Dove vai tu, ridi? Ciao mamma! Apro un altro, sentite. Sentite l'emozione, la state sentendo, la state vivendo questa emozione. Vai, aprilo, so che puoi. Oh, ma rimarrà uno che poi state a mangiare tutte e due. Allora, eccola. Eccola. Dighi. Comunque la ricetta si fa. Che sta buona che. Ti sei fregata il biscottino. Ti sei fregata il biscottino. Ciao mamma! Ciao mamma. Ma te stai mangiando tanto?
sì. Oh, amore della... Oh mio Dio, quanto sei bella. E mia. Oh, ma siete contenti che siamo tornati? Eh? Eh? No? No, non siamo contenti. Basta che mescola, basta che mescola. Nonna, mi sto annoiando. Nonna, mi sto annoiando tantissimo. Calma. Allora, mia madre, sono 3 settimane che dice... Ah, ho la ricetta del secolo per Halloween. È proprio per Halloween questa ricetta. Che dici ad Halloween cosa fai? Gli spaghetti neri che sembrano tipo tutti i tentacoli, oppure fai gli occhietti, i ragnetti, le cose. Noi no, il bellissimo tiramisù terrore. Guardate un video. Mettete mi piace a questo video. Però metti del mondo. Ma mia figlia è una money grabber, si fai. Cioè, metti mi piace un nuovo video per condire la luce. Tu sei sicura? Non posso, eh? Puoi girare tranquillamente. Allora, so che state sentendo tutto. Ed è un piacere constatare che il burro non si scioglie, ma rimane più a galla di me quando vado al mare. So che non state sentendo una fava, ma vi posso assicurare che c'è della magia di Halloween. Mi raccomando, a Natale apriamo le uova di Pasqua. Per coerenza. Allora, ci rivediamo tra poco quando abbiamo finito questa tortura. Caffè. L'assaggiamento. Assaggiale. No. Pure il caffè e zucchero. Buonissimo. Questo è un caffè latte. Sì, e stai pronta, che tra poco ci andrà quello sopra. Allora, devo dire che questo passaggio è molto facile, quindi mamme, se ci sono i bimbi, voi fate questo e poi i bimbi si divertono con sta cosa. Borum, borabom, lo passate nel caffè e lo mettete qui. Ti piace l'odore, Lara? No. Non ti piace l'odore? È buonissimo, odore di caffè. Così avete i bimbi iperattivi per tutta la giornata. È una ricetta non solo di Halloween, ma anche per bimbi. Tocca a Lara! Di più, prendine di più. Vai, ok. Vero, giusto me, faccio me. Posso mettere quelli qua? Prendi me, scegli me. Sì, inizia a metterlo sopra questi, vai. Lo mettiamo in frigo e ci vediamo tra poco. Bene, con un cane qui sono passate un bel po' di ore perché sono le 9. E il dolce è pronto. Il dolcino. Ci siamo. Alleluia. Ciao nonna. Ok, siete pronti ad assaggiare? Lara è ancora mezza, come si dice, mezza truccata. Canzarò è buono. È buonissimo. Ti piace? Eh? Ti piace, va? Sì. Oh mio Dio, è buonissimo. Buonissimo! È buono? Quindi, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace per Chiarella in cucina che è tornato a gonfie vele. Mi piace che io ho fatto il dolce. Oh, è vero! Lasciate un mi piace che Lara ha fatto il dolce. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Bye bye.